to push me. You show the lights that stop me, turn to a stone, you shine me when I'm alone. And so I tell. Ciao a tutti folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video del sabato su Star Citizen. Un gioco di cui vi ho parlato qualche mese fa, ma non ho potuto fare altri video perché sono stato in vacanza e non erano usciti aggiornamenti. Ma, come vedete, finalmente mi sono messo il mio casco da pilota per annunciarvi che finalmente hanno aggiunto il multiplayer, con diverse modalità che adesso vi andrò a mostrare. Clicchiamo F per aprire la scaletta. Se ancora non conoscete questo gioco, basta andare a cliccare qui sotto il link in descrizione e troverete il mio primo video dove vi spiego che cos'è questo fantastico gioco. Quindi adesso entriamo subito nella nostra astronave, stiamoci nel posto di controllo, clicchiamo F di nuovo e vi faccio vedere le tre nuove modalità multiplayer che hanno aggiunto. Ovviamente ancora non sono perfette, possiamo trovare alcuni bug, ma è normale dato che sono uscite da poco. Quindi accendiamo la nostra astronave, si avvia l'arena commander, ovvero la modalità multiplayer, e dovremo andare a cliccare Spectrum Match. Ok. Non si possono fare ancora i match privati, soltanto pubblici, quindi non potremo giocare con i nostri amici. E come vedete qui abbiamo la modalità Battle Royale, ovvero che... non mi ricordo cos'è. Penso sia un tutti contro tutti, esatto. Poi c'è Squadron Battle, ovvero una sorta di deathmatch dove c'è una squadra contro l'altra. E poi c'è Capture the Core, ovvero ci sono due diverse squadre e l'obiettivo è quello di andare a catturare il core nemico, ovvero un cerchio nello spazio. E poi ovviamente abbiamo sempre le due mappe, Broken Moon e Ding Source. La partita, cioè quello che vi voglio andare a mostrare oggi, è la modalità Battle Royale, ovvero un tutti contro tutti. Andiamo a scegliere la mappa Broken Moon, mi sembra abbastanza carina. Abbiamo lancia e cerchiamo di beccare qualcuno, magari non troppo forte, così non ci faccio il culo. Adesso ci becchiamo dopo il caricamento, dato che è abbastanza lungo. Ok ragazzi, eccoci qui, finalmente si è caricata la partita, come vedete. Aspettiamo che la nostra astronave si accendi e possiamo iniziare. Come vedete siamo in 6, io sono ultimo perché è appena iniziata la partita. Adesso andiamo a cercare di beccare qualche nemico, quindi clicchiamo T in modo di scannerizzare un'astronave nemica. Eccolo qui, sta dirigendo verso di noi, no, sta lottando. Proviamo a alloccarla, ovvero a tirargli un missile contro, ma siamo troppo distanti forse ancora. Ovviamente ragazzi, avremo come navi nemiche, non ci sarò solo io, ma solo questo tipo di nave, ma ce ne saranno anche altre. Adesso scannerizziamo l'altra, che è una nave abbastanza difficile da battere. Spariamogli, blocchiamolo con i missili e spariamo. Dai che lo battiamo ragazzi. Ok, tiriamo, blocchiamolo. Fuoco. Cavolo, ha usato i flare, quindi non l'abbiamo beccato. Abbiamo ragazzi dei problemi. Mi stanno sparando, ci hanno fatto saltare lo scudo. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok, abbiamo dei problemi, ci hanno danneggiato gravemente la nostra astronave. Cavolo, cavolo. Oh, mi ha tamponato. Ristabilizziamo l'astronave. Ok, no ragazzi, abbiamo ricevuto. Ok, abbiamo riattivato di nuovo la nostra nave. Come vedete lì a sinistra abbiamo la percentuale del nostro scudo. Ovviamente ogni volta che il nostro scudo si resetterà cercherà di ristabilizzare i valori. Adesso proviamo a lockare questo qua e a farlo. Perché non spara? Missile lock. No. Non riesco a lockare i nemici, non so perché ragazzi. Ecco, adesso non l'ho potuto fare perché mi è venuto contro ovviamente. Ok ragazzi, andiamo contro Thor, gli ho fatto 111 di danno. 122. Ok, stavamo per morire ma siamo riusciti a ristabilizzare i valori dell'astronave. Ok. Si è fermato là in mezzo apposta per non farsi beccare, cerchiamo di beccarlo dall'alto invece. No, ci hanno bloccato. Ah! Cazzo. Ci hanno distrutto ragazzi. Ci hanno tirato un missile lock e ci ha preso in pieno. I flare li ho tirati troppo tardi e ci ha fregato. Allora, respawniamo ragazzi. Ok, clicca X per respawnare. Ok, aspettiamo il caricamento di tutto. Ok, clicchiamo T e scannerizziamo il prossimo nemico. Ok, il nostro amico è Thor. Thorn, cosa del genere.
Cerchiamo di raggiungerlo abbastanza velocemente. Mi sono dimenticato prima di attivare i flare, quindi ci hanno fritto proprio. Ok, è distratto per ora, quindi possiamo beccarlo. Cavolo, ha lo scudo. Blocchiamolo. No, sta girando troppo. Ok, adesso si è accorto di noi. Dai che lo battiamo. Ci stanno lockando, ci hanno lockato. Abbiamo ripreso in pieno. Ok, ci siamo sottolti i missili, ma dobbiamo scappare da qui. Cazzi, no, 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 no. Siamo finiti contro un asteroide. Ci hanno distrutto l'ala sinistra, quindi era impossibile girare. Ci hanno rifritto di nuovo, ragazzi. Ok, adesso respawniamo di nuovo e cerchiamo di andare contro qualche obiettivo un pochino più semplice, dato che ci fanno sempre il culo. Ok, andiamo magari, vediamo qui cosa c'è. No, sempre verso torno, no. Andiamo verso quello là sotto. Hanno tutti sempre la stessa astronave, ovvero la Hornet, che è un'astronave abbastanza sgrava rispetto alla nostra. Ok, cavolo, troppe astronavi attorno. Ci arriva addosso, cavolo, l'ho evitato. Ok, andiamo contro di questo. Dai che lo becchiamo, è nostro, è nostro. Ci hanno loccato, ci hanno loccato. Cavolo, ci hanno distrutto la parte dietro dell'astronave, ragazzi. Aiuto. Ci stanno loccando e non ho l'antilock. Si hanno vaporizzato, ragazzi. Vaporizzato. Ovviamente se basta che mi loccano 3-4 persone è impossibile che riesca a scappare. Questi qua sono davvero bravi. Vediamo quante uccisioni ho fatto e dove sono in classifica. Sono sesto, ho fatto 0 uccisioni e 3 morti. Il primo è Thorn, ovviamente, che locca qualsiasi cosa e ammazza tutti. Però vabbè, lasciamo perdere. Locchiamo un altro. Sperando non sia Thorn, esatto. È a 4000. Vediamo se c'è qualcuno più vicino. Ok. Locchiamolo. Tirate il lock, vediamo se lo becchiamo. No, ha messo i flare. È finita? Che è successo, ragazzi? È finita già la partita. Si è bloccata la partita. Penso di sì. Penso di no. Forse sì. Sì ragazzi, è finita la partita. Eccoci ragazzi, come ho detto prima che finisse quella modalità o per qualche bug o per qualcosa si è bloccata. Quindi adesso stiamo provando la nuova modalità, ovvero Capture the Core. Cattura il cerchio nemico che adesso vi mostro. Siamo ancora in Waiting for Player perché sono da solo, come vedete cliccando Control. Non c'è nessuno. E mentre aspettiamo questo nuovo giocatore, come vedete ho cambiato mappa. E questo qua davanti è il core nemico. Come si catturerà ragazzi? Basta che noi passiamo dentro. Il core sarà catturato. La squadra che cattura più core vince. Quindi adesso proviamo ragazzi ad esempio a passarci dentro. Ovviamente passiamoci dentro. Abbiamo catturato il core nemico ragazzi, credo. Ovviamente per ora non va perché. Perché? Perché non c'è nessun nemico. Quindi aspettiamo un nemico che arrivi. Nel frattempo qua ci becchiamo quando arriva. Ok ragazzi, eccoci qui, la modalità sta per iniziare perché è entrato il nostro nemico. Il nostro nemico si chiama puntino 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 puntino, va bene. E visto che noi già eravamo a core, catturiamo immediatamente il core nemico. Clicchiamo T per scannare il nemico, scannerizzare il nemico. Ok, e possiamo iniziare. Sta arrivando verso di noi, oppure sta catturando il nostro core, non lo so. Proviamo a locarlo, spariamo. L'abbiamo preso, raga. Disintegrato, no. Abbiamo fatto 407 di danno. Forse ancora aveva tutti gli scudi attivati, ovviamente.
Allora, il nostro amico dov'è? No, asteroide! Ok, abbiamo evitato l'asteroide. E lì c'è il nostro amico. Cavolo, si è nascosto dietro. Raga, l'abbiamo smontato, ragazzi. Ok, ricorriamo e poi l'abbiamo ammazzato, penso. Giriamo, giriamo, giriamo. Eccolo, ci sta sparando. Ancora le torrette attive, strano. Ma che cavolo? Ragazzi, mi ha ammazzato. Come fa a essere ancora vivo? Ed è l'astronave più scarsa del gioco, non ci posso credere. Va bene, rendiamoci conto immediatamente che devo ammazzarlo. Clicchiamo T e il nostro amico è là sotto. Velocità al massimo. Ok ragazzi, il nostro amico è qua sopra. Clicchiamo T, scannerizziamolo. Ma c'è, è una lattina, come fa ancora a volare? È impossibile. Blocchiamolo. Bloccato, bloccato, bloccato. Dai che lo becchiamo. Dietro, dietro, dietro. Presa nel culo, ragazzi. Dov'è il nemico? Dove è finito? Ok, andiamoci contro. Dai, dai, dai. Attiviamo il turbo. 200 metri. Dai, cavolo. È impossibile che non muore, è un cittone, sicuro. Mi sto scaricando qualsiasi cosa. Ed è l'astronave più scarsa del gioco, non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Ho sparato troppi colpi, quindi ho il sistema sovraccarico. Ah, abbattuto, ragazzi. 70 minuti per abbattere il nemico più scarso del gioco. Adesso andiamo contro il core nemico per catturarlo. Non ho capito, ragazzi, se si cattura passandoci dentro oppure sparandoci. Non lo so. Dov'è il contatto? T? Dov'è? Sta andando a 700 km orari e non capisco dov'è. Ok, qua sotto. Abbattiamolo. 1000 metri. No, 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 no! E chi l'aveva visto l'asteroide davanti alla mia faccia? Ho qualche problema di illuminazione questo gioco. Oppure sono io che non ho acceso le luci della nostra astronave, non lo so. Ancora non ho capito molto bene i pulsanti. Allora. Ok, siamo loggati. Scannerizziamo il nostro amico. Eccolo. Là sopra. Eccolo, stiamo beccando. Rilocchiamolo e battiamolo. Forse non so come si usano i flare questo. Sta girando troppo. Riesco a beccarlo, ragazzi. Gli ho fatto danni critici. Dai che lo sto tritando. Poi che nome del... Che nome ha? Puntino, puntino, puntino. Ok ragazzi, è morto, non si può più girare. Non mi può tamponare neanche come prima, penso. Quindi ormai è nostro, abbattiamolo. Finiamolo con un missile lock. Proprio per infierirci. Boom. Non è morto ancora. Che cos'è? Cioè, è una lattina che... No, sarà qualche bug, è impossibile. Dove cavolo gli devo sparare? Ok, eliminato. Assurdo, ragazzi. C'è qualche bug sui danni? Cioè, andiamo verso il core nemico e catturiamolo questa volta. Forse il nemico è quittato, no? Ancora qui. Ha fatto 3 morti e 0 kill. Perfetto. Quindi quando mi ha tamponato forse non gliel'ha data come kill. Speriamo. Ok, ragazzi, entriamo dentro il core nemico. Stavo per sbattere contro l'asteroide a sinistra, che non l'avevo visto. Ed entriamo dentro il core, vediamo cosa succede, dato che ancora non ci sono mai entrato. No, non ci credo. Il nemico è quittato, però ho vinto, ragazzi. Ho vinto. Ok, ragazzi, allora possiamo concludere qui questo video. Non posso frenare perché è finito, va bene. Quindi possiamo concludere questo video. Se volete che continui questa fantastica serie su Star Citizen, lasciate un like, commentate se avete qualche consiglio da darmi. Se ancora non l'avete fatto, io continuerò la serie con Nicky, che ha comprato i giochi, e ovviamente anche con Strenos. Passate alla pagina Facebook di Dark Fall, trovate in descrizione. Qui Dark Fall è tutto e alla prossima.